Lavoriamo oggi con una nuova modalità di spiegazione. Affianchiamo sia il mio audio anche un video con il vostro libro, così possiamo seguire insieme il nuovo capitolo che stiamo per l'appunto iniziando. Si tratta del capitolo riguardante la rinascita delle campagne, ossia pagina 180 e 181 del vostro libro. Potete ovviamente leggere Incontra il contadino Gaddo, trovate anche su Hub Scuola, facendo il vostro login, la possibilità di ascoltare direttamente l'audio. Bene, ora iniziamo insieme dal paragrafo 1. Allora, stiamo parlando dell'anno 1000. L'anno 1000 è stato considerato come la vera e propria fine di un'epoca. Pensiamo anche al passaggio dal 1000 al 2000. Ora, voi non eravate ancora nati. Però c'era un grande scalpore, c'era una gran confusione, c'era tanta agitazione nell'aria proprio per questo cambio del millennio. Immaginate un pochino se questo è l'effetto che ha fatto a noi nel 2000 il cambio del millennio, cosa poteva essere per un uomo del Medioevo. Era quindi un momento di grande, grande, grande cambiamento. Ed effettivamente il cambiamento c'è stato, ma è stato un cambiamento in positivo. Iniziamo a dire una cosa. Così non ci confondiamo. Con alto medioevo si intende il medioevo più antico, con basso medioevo si intende invece il medioevo più vicino a noi, ossia quello dopo l'anno 1000. Dopo l'anno 1000 si fermano le seconde invasioni, l'Europa diventa stabile, l'Europa ormai è quasi completamente cristiana, vedete, l'Europa più stabile è quasi completamente cristiana. Sempre con l'eccezione della Spagna, ci ricordiamo sempre molto bene cos'era accaduto in Spagna con il califfato di Cordova, e si preparava questa Europa al nuovo millennio, a ritornare protagonista sulla scena mondiale. Le nuove energie di questa nuova Europa si focalizzarono principalmente proprio nelle campagne e questi cambiamenti avvennero grazie al cambio del clima, a un cambiamento climatico. Abbiamo parlato dell'importanza dei cambiamenti climatici in positivo e in negativo anche in geografia. Come vi dice il vostro libro, la storia dell'uomo è profondamente collegata alla storia del clima. Infatti, in base al clima, gli abitanti di una certa zona, di un certo territorio, avranno differenti stili di vita. È ovvio che se fa molto molto freddo, la vita sarà più difficile, così come se farà molto 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 caldo. In questi secoli, ossia con la via dell'Alto Medioevo, il clima diventa da ostile a improvvisamente molto piacevole. Il clima prima era molto rigido, l'inverno era freddissimo, le primavere arrivavano prima del tempo, le estati erano troppo calde, troppo secche, c'erano state tante piogge. E cosa aveva prodotto tutto questo cambiamento climatico? Aveva prodotto anche delle difficoltà nei raccolti, nell'agricoltura. Voi sapete che in questi tempi la vita delle persone era profondamente connessa all'andamento della terra, ai cicli di produzione. Sta da dire che quindi con un brutto clima era anche più difficile garantirsi la sopravvivenza. Un altro problema che si era creato prima dell'anno 1000 era che le terre coltivate erano diventate pochissime. Se i romani avevano fatto di tutto il loro impero orti e superfici coltivate con buona irrigazione, dopo ben 5 secoli, ricordiamoci ragazzi, rispetto alla caduta dell'impero romano d'Occidente, 5 secoli di disordini, di invasioni, di guerre, di lotte intestine, avevano reso quei terreni, una volta coltivati, completamente incolti. Come dice il vostro libro, se poi andiamo a dare un'occhiata alla cartina che apre quest'unità, intorno all'anno 1000 boschi, paludi, foreste e brughiere occupavano estensioni immense. Le pianure, in particolar modo, erano incolte perché proprio le pianure erano incolte, perché le persone, per garantirsi la sopravvivenza, di solito si chiudevano in monasteri, corti e castelli che stavano sempre in alto e chiusi da mura. Perché in alto e chiusi da mura? Perché sarebbe stato più facile difendersi dagli attacchi dall'esterno. Vedete, corti, castelli, monasteri, abbazie, sorgevano tutti quanti per motivi di sicurezza in luoghi molto elevati. Invece le pianure erano lasciate a loro stesse e erano abbandonate.
In questi anni che danno avvio al basso medioevo, ossia gli anni del 1000-1300, l'avvio del basso medioevo, il clima, come abbiamo detto prima, si equilibra, diventa più gentile con gli abitanti dell'Europa. E questo ne frutta delle ottime coltivazioni, dei raccolti molto abbondanti, che vanno ovviamente a migliorare la situazione. Il fatto che ci fosse più cibo, ci fossero più raccolti, crea e produce anche altre novità positive, come per esempio la diminuzione dell'infanticidio delle bambine di sesso femminile. Questa era una pratica tristemente molto diffusa, ovviamente perché le donne potevano lavorare meno nei campi, erano dunque per le famiglie una spesa più che un investimento. Fortunatamente, il ritorno ad un'abbondanza di alimenti e di raccolti e una feroce lotta sostenuta dalla Chiesa contro gli omicidi portarono a una riduzione di questa pratica. A parte questo, il fatto che fossero garantite condizioni di vita migliore porta a una forte crescita demografica. Crescita demografica vuol dire che la popolazione aumenta, ci sono più nascite e ci sono meno morti. C'è questo boom demografico che raddoppia le popolazioni di Italia, Francia, Germania, Inghilterra, addirittura alcune triplicate. Guardiamo qui insieme questo schemino: miglioramento del clima, fine delle invasioni, calo dell'infanticidio femminile e, ci aggiungiamo noi qui di fianco, anche abbondanza delle coltivazioni, portano tutti quanti alla crescita demografica. Guardate qui questa bella immagine, questa bella icona della vita all'interno di una famiglia contadina. Vi ricordate quando abbiamo parlato della fiaba a scuola, che si diceva che ci sono stati dei tempi in cui la famiglia si riuniva? Ecco, ci ricorda un pochino questo, no? La famiglia riunita dopo una giornata di duro lavoro nei campi, il cane che diventa già fedele amico dell'uomo proprio perché lo aiuta nelle sue attività, e la donna cucina il pasto, il marito si appresta anche lui a preparare e a mangiare la cena, e il bimbo in attesa di mangiare anche lui dopo aver lavorato nei campi, perché all'epoca bimbi non si faceva molta distinzione, eh? Ricordiamocelo sempre, si iniziava subito a lavorare nei campi e non è per dare un suggerimento ai vostri genitori, eh? Allora, bene, dunque, crescita demografica e riconquista di terre incolte. Cosa fanno i contadini? I contadini si spostano in grandi masse e vanno a cercare dei terreni da poter coltivare e si inventano tra l'altro anche delle nuove tecniche per poter coltivare questi terreni. Vedete? Tecniche di risanamento d'avanguardia, ossia per risanare il territorio che ormai era diventato incolto. Quindi bisognava in qualche modo estirpare le erbacce, le foreste che erano cresciute e ricreare di nuovo delle coltivazioni. Vedete, queste tecniche furono usate in Lombardia, per impulso della cultura araba in Spagna, in Sicilia, nei Paesi Bassi, ossia l'attuale Olanda, che si chiama così perché è sotto il livello del mare, è bassa rispetto al mare. Gli agricoltori iniziarono a innalzare le dighe, creando i moderni, qui non c'è scritto, quelli che adesso si chiamano i polder. I polder sono proprio dei pezzi di terra sottratti al mare per diventare coltivabili. Tra queste tecniche, una tra le più importanti da ricordare è quella della rotazione triennale delle culture. Non facciamoci spaventare dal nome. Cos'è la rotazione triennale delle culture? Allora, i contadini all'epoca utilizzavano un tipo di sistema che si chiamava rotazione biennale. Dovete pensare a questo: i cereali, la coltivazione dei cereali, toglieva al terreno, succhiava via dal terreno tutte le sostanze nutritive. E quindi questa terra, dopo il raccolto di questi cereali, non poteva essere di nuovo seminata in autunno o in primavera nello stesso posto. Bisognava aspettare un anno affinché nella terra tornassero tutte quelle sostanze nutritive che erano state assorbite dai cereali. Quindi cosa facevano all'epoca i contadini? Dividevano il loro terreno in due. Pensiamolo come un orto, un piccolo orto diviso in due parti. Abbiamo qui sotto lo schema. Ecco,
Da una parte si coltivavano i cereali e l'altra era tenuta a maggese. Maggese vuol dire che era lasciata incolta e serviva per, da nutrimento per gli allevamenti. L'anno successivo cosa si faceva? Il contrario, ossia io andavo a prendere il campo che avevo lasciato a Maggese e ci piantavo i cereali. E quello in cui invece avevo piantato i cereali lo lasciavo a Maggese. In questo modo io tutti gli anni, da una parte o dall'altra del mio campo, potevo produrre qualcosa. Viene a instaurarsi invece in questi anni una cosa che si chiama rotazione triennale, vuol dire che il mio orto non è più diviso in due, ma il mio orto diventa diviso in tre parti. Nella prima parte semino sempre i cereali, quelli che esauriscono di più il terreno. Una parte la lascio sempre a Maggese, ma creo un'altra parte in cui sì, si possono seminare in primavera i legumi, i piselli, le fave, le lenticchie, i ceci, l'orzo, l'avena. Ecco, e qui abbiamo il nostro ciclo. Ovviamente il terreno dove io avevo il cereale deve sempre cambiare, ma sul terreno in cui avevo il cereale posso invece iniziare una coltivazione di legumi. Cosa permette questa nuova coltivazione? Dà un sacco di vantaggi. Allora, il terreno si rigenera in tempi più brevi. Io produco su due parti del campo invece che soltanto su una. E in più diversifico le colture. Vuol dire che accanto ai cereali posso iniziare a far crescere anche altre cose. Aumenta così tantissimo la resa agricola e quindi i raccolti, e le cose prodotte all'interno dei campi. Vedete? Ciò significa che laddove prima si riusciva a produrre una sola pagnotta, ora se ne producevano almeno quattro. Questo vuol dire abbondanza, vuol dire più cibo, vuol dire più sicurezza, vuol dire più vita, vuol dire in generale crescita per l'Europa. Si inventano anche dei nuovi attrezzi per aiutare i contadini nella coltivazione dei campi. Grande importanza ha l'aratro pesante, che è composto da due elementi, il vomere e il versoio. Il vomere è una parte a punta che va giù, scava nel terreno, e il versoio che è invece una parte ricurva, come un cucchiaino, che permette di ribaltare lateralmente la zolla. Vi faccio vedere come è fatto. Eccoci qua. Vedete? Abbiamo una parte appuntita che va a scavare dentro al terreno per poter seminare, e invece una parte a cucchiaio che solleva la zolla di terra. Immaginate, ragazzi, che importanza ebbe questo per i contadini, che dunque non dovevano più svolgere tutto il lavoro a mano, ma erano aiutati da questi nuovi strumenti tecnici. Una nuova fonte di energia invece fu scoperta nel vento. I romani avevano inventato il mulino ad acqua, che era in pratica quel mulino che si muoveva davanti ai piccoli corsi d'acqua che permettevano alle pale di girare. Adesso abbiamo il mulino a vento in cui le pale vengono effettivamente spostate, mosse dal vento. A cosa serve? Serve per macinare la farina, per fare la birra, per frantumare le olivi, ma anche per fare la pelle, per ammorbidire le pelli, per sollevare i mattoni, i carichi pesanti. Insomma, l'invenzione dell'aratro pesante, del mulino a vento, insieme alla tecnica della cultura a cambio triennale, con la rotazione triennale della cultura, segnano tre momenti molto importanti per questa rinascita delle campagne. Ecco qui vedete la differenza tra mulino a vento e mulino ad acqua. Altra cosa di cui ci interessa parlare è quello del ferro da cavallo. Ferro da cavallo che in pratica venne inventato dai romani per i cavalli da guerra, ma adesso veniva utilizzato agli animali da lavoro per potersi muovere sui terreni. Eccoci qui. Il nostro nuovo capitolo, abbastanza semplice, si conclude qui.
Qui avete un breve approfondimento sulla paura che scatenò nella popolazione l'anno 1000, che sembrava essere l'anno in cui San Giovanni aveva ipotizzato l'Apocalisse, aveva previsto un'eventuale Apocalisse, che ovviamente poi non c'è stata. Se vi va di dare un'occhiata, una lettura, ovviamente potete. Qui trovate infine il solito nostro schema con i punti essenziali del capitolo. Potete ragazzi svolgere gli esercizi a pagina 191, eccoli qua, e 192 anche. Provate anche con l'esposizione orale e per storia per questa settimana ci fermiamo ovviamente qui. Studiate tutto quello che abbiamo fatto per la prossima settimana. Vi saluto tanto, spero che questa spiegazione